Buongiorno a tutti amici di FanTV, siamo a Milano, al Palazzo della Moda, non è vero, perché siamo al Palazzo della Borsa e comincia un nuovo ciclo di sfilate di porte-a-porte. Qui stiamo parlando delle porte-a-porte dell'autunno-inverno 2011 e abbiamo qui a fianco una delle modelle che partecipa, diciamo, alle sfilate, lei si chiama Sally. Vuoi salutare gli amici di FanTV? Ciao Fashion TV! Fashion TV, FanTV, non Fashion TV, comunque va bene uguale. Quale? Come FanTV. FanTV. Ok, FanTV, che okay. È più giusto. Ok, allora lei è una modella brasiliana, le tue sensazioni su queste sfilate? Come ti trovi a Milano? Sì, io è stata bene qua. Sì? Non parlo molto bene italiano. Ma vabbè, tanto noi ti capiamo. Comunque, Milano ti è piaciuto? Stai bene? Sì, molto, mi piace molto. È una sensazione diversa? La testa era vuota qua, è okay. Bello. Quindi non è la prima volta che tu stai qua a Milano? No, la testa. Ok. Sì. Che sfilate farai e che cosa hai fatto anche in precedenza? Qua? Sì? No, qua io ho fatto un lavoro per Dior. Sì, per un Dior? Un tour. Sì. In Monaco, Monte Carlo, qua okay. In Forte del Marmo. Ah, ho capito, invece è in Milano per questa collezione. No, perché stavo lavorando. Ah, ho capito, per cui oggi tu lavorerai per? Questa per Physique. Fisico, costumi? Sì. Ok, perfetto. Futuro farai altro? Sì, sì. Farai altre sfilate a Parigi oppure? No, no, qua in Parigi no. Ah, ok, quindi ti finirà qui a Milano la tua... sì, devo dopo andare a New York. Ah, ok, quindi dopo farai New York. New York per chi lavorerai lo sai già? Io sto di fuori di New York. Per il lavoro sì. No, no, non mai. Ah, non comunque nella moda. No. Vabbè, le sfilate le farà a Milano. Comunque è importante perché Milano è una delle più importanti. Per cui sì. Vedo che può andare molto bene. È inutile sì. Che ridirò perché di là c'è il signor Antonio Romano. Che forse voi conoscete, uno così che conta poco. Però ride. Ma perché non vieni tu a fare le interviste? Ma che simpatico ragazzo. Sì. Va bene, allora guarda, chiudiamo il servizio. Salutando tutti gli amici di FanTV. Come vuoi te? Ok, so come... Dai, dillo nella tua lingua. Oi, FanTV, un beijo a todos e fiquem bem. È bellissimo, eh. Ciao.